amici, ma soprattutto nemici bianconeri. Buongiorno ragazzi. Comunque, ora bando alle ciance e iniziamo un pochino a parlare in maniera seria. Si scherza, si fanno sketch, anche se poi alla fine rappresentano la verità. Adesso cerchiamo di parlare in maniera seria. Noi purtroppo, ripeto, e non è un ripetere certe cose. Queste cose vanno dette fino alla morte. Fino alla morte, perché dobbiamo, ripeto, riuscire nell'intento di togliere questo allenatore dalla Juventus. Dobbiamo, assolutamente, dobbiamo. Perché, ripeto, questa società, ragazzi, questa dirigenza è completamente allo sbando. Allo sbando. Kulusevski, ragazzi, non per ritornare sempre nella storia del giocatore, ma Kulusevski, ragazzi, era perfetto adesso per noi. Andiamo a cercare gente di 35 anni che vuole fare 6 mesi di country club. O andiamo a cercare gente come Zaniolo e spende altri 60 milioni. Quando avevamo un giocatore come Kulusevski, purtroppo con un allenatore sbagliato. Ma il giocatore ce l'avevamo. Quante cazzo di prove avete bisogno per capire che questo è un allenatore che puoi comprare chiunque, ma non vai da nessuna parte, perdi capitale. Quanto cazzo di prove volete? Perché dobbiamo andare a cercare ora un esterno d'attacco quando avevamo noi uno come Kulusevski, che giocava male soltanto perché non era lui che capiva dove mettere questo ragazzo? Vai in nazionale e segni. Con Conte sta giocando alla grande. Anche Morata, che io ripeto, non stravedo per Morata, ma vai in nazionale e segna. Quanto cazzo di prove avete ancora bisogno? Anche Bentancur non è un grandissimo top, però non è neanche la schiappa che era qua. Ma questo l'avevamo visto anche con Sarri, che era un buon giocatore. Quanto cazzo di prove e quanto cazzo di denari dobbiamo avere? Ma come si fa a non capire in questa società che il male è questo allenatore che non capisce nulla? E questa dirigenza che non sa dove andare a prendere, dove andare a parare. Nel frattempo, la Serie A perde di appeal. Perché la Serie A perde di interesse. Perché io non me la vado a guardare più una partita della Juventus, anche se non sono juventino. Un non juventino, che io che non sono tifoso del City, che non sono tifoso del Bayern, che non sono tifoso del Barcellona, che non sono tifoso del Real Madrid, ma la vado a vedere una partita di queste squadre. Ma gli altri non se la vedono, anche gli stessi juventini non se la vedono più la partita della Juventus, ragazzi. Perché è scandalosa. Se tu devi ragionare che devi scendere soltanto il televideo e guardare il risultato alla fine, io mi evito queste spese. Accendi il televideo, sono tifosi della Juventus, accendi il televideo perché mi devo andare a mettere 90 minuti di agonia. 90 minuti di morte. Mi accende il risultato, mi vede, mi accende la televisione, mi vede il risultato al 90esimo e abbiamo finito. Forza Juve! Abbiamo finito. Perché questo è quello che il tifoso sta ormai facendo, vista la crisi anche economica che c'è. Il gioco deve valere la candela e non vale più la candela. Questo schifo di gioco che si vede allo stadio non vale più la candela. Ma è per colpa di questo allenatore, ripeto, che, e di questa società, che non sanno più cosa fare. Ripeto, Kulusevski, Bentancur, Vlahovic sono esempi lampanti di quanto denaro e di quanto tempo si perda se tu vai ancora a questo allenatore. Dobbiamo ringraziarlo per quello che ha fatto, basta, io ti ringrazio per i 5 scudetti, stop. Non voglio andare ad analizzare come li hai vinti, come non li hai vinti, il motivo perché li hai vinti, la tavola apparecchiata, non li voglio andare ad analizzare. Ti ringrazio per le finali perse, per le finali raggiunte, fate quello che vuoi. Basta!
bisogna cambiare un allenatore, bisogna mettere un allenatore che valorizzi questa benedetta rosa, perché se Conte mi cerca Bentancur e io sono il primo colpevole, vuol dire che Bentancur è un giocatore che vale. Se cerca Rabiot vuol dire che è un giocatore che vale e che io sarò anche il primo colpevole, perché anche io poi vedo Bentancur, vedo Rabiot che non sa giocare, ma fa schifo. Ma non è così, ma non è così, non è così. Alla Juventus, ragazzi, prima se ci veniva anche soltanto con l'odore, ma ora venire alla Juventus deve essere allenati da Allegri. I giocatori ci pensano. Stiamo sfasciando tutto. Con questo modo di ragionare stiamo sfasciando tutto. Ripeto, non c'è un minimo di programmazione. Niente. E si fanno 500 nomi. Molina, Udice, Tizio, Milik, Simeone. Tutti nomi. Di Maria, Pogba, lo stesso Pogba. È una trattativa, ragazzi, che veramente io quando vedo Pogba con questi capelli fatti in quella maniera, un clown, mi sembra ormai un clown. Io prendo Pogba perché è Pogba, è perché c'ha il merchandising di dietro. Mi devo aspettare il 17 perché c'è la sua serie. E che cazzo siamo diventati, Soprano? Cosa siamo diventati? Cosa siamo, i Soprano? Ormai si guarda soltanto a questo. Il denaro e gli introiti si cercano soltanto di raggiungerli attraverso queste cose. Mai che si parlasse veramente di vincere sul campo e di attirare la massa. Mi vado a vedere la Venus perché mi diverto. No. E devo vedere questo con questi capelli bianchi, rossi, gialli, verdi. Tutto questo clown ormai, perché non è Pogba di una volta. Questo ci ha ormai i milioni accatastati, i miliardi accatastati. Non facciamo ridere più di quando stiamo facendo ridere. Non siamo più la Juventus, non è più questa la mia Juventus, non è più. Questa ormai non è più la mia Juventus. E io che sono un classe 73, ho visto cosa significa essere juventino, cosa significa essere appartenenti a questa società. E questa non mi appartiene più. È difficile anche amarla. Con questo presidente e con questo allenatore. È difficile. Ma se ci incazzate, fino alla fine forse io.